Veramente brevissimamente, perché mi sembra che il programma di lavoro è molto intenso. Io devo un ringraziamento a Enel e Enel X per aver partecipato a questa iniziativa con la Fondazione Magna Carta. Vorrei ricordare che questa iniziativa si inquadra all'interno di un programma di collaborazione che ha un passato e io spero possa avere un futuro. Poco più di un anno fa con Enel abbiamo fatto un seminario, abbiamo promosso un seminario sulla mobilità elettrica e in realtà è stato l'inizio di una discussione che ovviamente per gli esperti era ben nota, ma che poi ha avuto una sufficiente divulgazione. Noi speriamo che lo stesso possa accadere alle riflessioni di oggi. Ringrazio veramente tutti gli ospiti e i relatori che hanno accettato di essere qui oggi con noi, perché il concetto di città intelligente in realtà è una sorta di evoluzione del concetto ormai abusato di smart city e fondamentalmente insiste sull'approfondimento di quale possa essere il ruolo che l'innovazione e le nuove tecnologie possono occupare nello sviluppo urbano. Noi vorremmo che questa discussione abbia poi anche una particolare applicazione ed è per questo che abbiamo invitato il Comune dell'Aquila, che qui è rappresentato dal Vice Sindaco. Cioè noi in questo paese abbiamo un problema che è quello delle cosiddette zone interne. Abbiamo, ed è un problema che riguarda tutto quanto il paese. Ovviamente le problematiche dell'Appennino tosco-emiliano non sono quelle dell'Appennino campano o dell'Appennino abruzzese, ma così come esiste una questione meridionale, ormai esiste una questione delle zone interne. Noi abbiamo un paese che rischia di essere eccessivamente popolato in alcune megalopoli o in alcuni centri che si collocano sulla costa, è completamente spopolato nell'interno, soprattutto nelle zone altocollinari e montane. Questo provoca una serie di squilibri, innanzitutto di squilibri sociali, di squilibri culturali e pone in prospettiva un problema. Noi potremmo avere un paese completamente desertificato nelle zone interne, abitato prevalentemente da anziani e da vecchi, quindi con problematiche di sostenibilità che potete immaginare, è un paese eccessivamente popolato sulle coste. Tutto questo è chiarissimo a chi opera anche politicamente in una regione duale come l'Abruzzo, dove tutti quanti gli indicatori, anche quelli della sicurezza sociale, ci dicono con forza come questo sia un problema da affrontare. E questo problema, per essere chiaro, che è quello che riguarda città di medie e piccole dimensioni, come sono per lo più le città appenniniche, lo si risolve soltanto attraverso un programma di forte modernizzazione. Non servono appelli accorati, perché i dati sullo spopolamento e i dati demografici, insomma, sono molto più forti e molto più resistenti di qualsiasi appello. L'unica possibilità che c'è è quella di una forte modernizzazione di questi contesti urbani, di una forte applicazione delle nuove tecnologie e in questo modo preservare il loro
il loro ruolo fondamentale di cinghia di trasmissione, in realtà, tra le città più grandi e i borghi, che poi tra le altre cose sono tra i borghi più belli d'Italia. Ecco, questa è una problematica che sta all'interno della problematica. Abbiamo un problema di città intelligenti, ma questa problematica è particolarmente importante per una certa zona d'Italia, poiché abbiamo a che fare con la tecnologia, ovviamente non manca, diciamo, un piccolo problema, cioè che il vice sindaco dell'Aquila ha preparato un paper, un'esposizione basata sull'utilizzo delle tecnologie che non riusciamo a far funzionare, ma è un problema che fino alla fine, diciamo, che abbiamo ancora un po' di tempo per cercare di risolvere. Quindi working in progress, lavoriamo sul campo e diamo inizio ai nostri lavori. Grazie.